Milko Opini torna sulle auto da rally dopo 4 anni di stop con la partenza del campionato del prossimo aprile. Dove gareggerai, quando e quali sono le tue aspettative? Allora, la prima gara di questo campionato, che è l'IRC, è il Rally dell'Isola d'Elba. Gareggerò con una Renault Rally 5, che è una categoria nata da un paio d'anni circa, dove sì, provo a rimettermi in gioco. Sicuramente sarà un campionato difficile, anche perché dovrò scontrarmi con ragazzi molto più giovani di me. E quindi niente, dai, proviamo questa nuova avventura. Le mie aspettative sono principalmente di divertirmi e di provare a portare qualche bel risultato. E poi sì, sicuramente venderemo cara la nostra pelle, però sarà molto dura, ecco, ma noi ce la mettiamo tutta. Dopo questo, altri 3 appuntamenti per il campionato, dove sono e qual è quello che ti preoccupa di più o quello su cui investi di più? L'Elba o altri? Allora, gli altri appuntamenti sono il Rally del Taro, che diciamo che qua giochiamo in casa, giochiamo, quindi sarà quello Ci punti di più, vuoi far bella sì. figura con gli amici, insomma. Esatto, no, quello. E poi principalmente perché conosciamo meglio le strade, io un po' d'anni l'ho fatto. Poi andiamo giù a Arezzo a fare il Rally del Casentino, che anche questo l'ho fatto per ben 2 anni quando ho vinto il campionato con la Mitsubishi. E come ultima gara il Città di Schio, che per me è nuova, e questo sarà tutto da vedere, però insomma, quando arriviamo all'ultima gara già sapremo di che morte Qual è andare la più impegnativa secondo te, oltre a quella che non conosci, che è impegnativa perché non la conosci? a morire. Guarda, la mia esperienza che ho avuto in questo campionato, ripeto, non conoscendo Schio, però quella più impegnativa è sicuramente il Rally del Casentino, perché è in un periodo in cui c'è molto caldo. E quindi, insomma, oltre alle vetture, anche noi fisicamente siamo provati molto. E io l'ho fatto 2 anni, l'ho vinto 2 anni, nella mia categoria con un Mitsubishi, però è veramente molto duro, però è bello, bello.